142 e l'acqua è a paccio, poco poco manca. Vai, sono qua, sei già passata la posizione C dicendo che Baby Mose non resiste quest'oggi, che yeah. C'è un vento fortissimo e niente, aspettiamo che vada giù, o aspettiamo che vada su, aspettiamo, speriamo. 9:15 di questo giovedì 5 febbraio, l'acqua alta in Rio Arena è molto bassa grazie alle nuove mosse, però nelle rive, nelle altre rive l'ha già sorpassata, quindi ci sta sorpassando. A momenti chissà, forse non si sa, forse le cose verrà passato. 9:15, quindi abbiamo ancora un'ora e tre quarti di che la marea si possa alzare, speriamo bene. Come potete notare, questo giovedì è senza il nostro caro mercato, senza il Gioba, e però purtroppo, speriamo bene però per i nostri concittadini, qualcuno ha ancora le macchine parcheggiate in piazza anche dopo le avvisaglie della protezione civile e i vari messaggi che sono stati mandati alla cittadinanza. Il vento è forte, è freddo. Come già detto, qua si sta alzando molto velocemente. Va buona, speriamo. Dieci e trenta. L'acqua invade, ormai è già un po' che invade. Invade chiude, della piazza di Chioggia. Lo potete notare, non è facile da vedere se sul video, però potete vedere benissimo il vento. L'acqua che si crespa e la piazza che si inonda, guardate quel camioncino, sta andando avanti, però non so mica se arriverà fino a Vigo. Guardiamo la piazza, sembra allagata almeno fino davanti al comune, piazza Granaia è a fondo, tutto acqua fino massima. La piazza è quasi, dico tutta, però quasi sotto acqua. No? Quasi sotto acqua. Dice che dura fino a mezzogiorno, io non ci credo. Sede 11. E finita. Speriamo bene. Passate ormai da qualche minuto ed ora dovrebbe essere la massima, cioè da adesso in poi dovrebbe esclusivamente calare. Non so se si nota, ma la piazza è piena d'acqua. Ma speriamo.